Penso che sia necessario cambiare e soprattutto poter votare anche le donne. Io ho trascorso 8 anni della mia vita in questa sede scolastica a Giubiasco e in questo parco giochi. Questo luogo fino a poco tempo fa aveva anche un centro per anziani. Io credo che la città di Bellinzona è su queste tipologie di luoghi che deve puntare anche per i propri quartieri, dove c'è un'intergenerazionalità, dove le famiglie si possono ritrovare e riconoscere. Fare in modo che ci sia maggiormente la possibilità di lavoro locale piuttosto che di lavoro di frontalierato e di fare in modo che anche le donne abbiano dei lavori con dei salari dignitosi in modo tale da poter contribuire a quello che è il gettito fiscale delle persone fisiche.